Un Alfonso Signorini inedito, dal bollino rosso. È quello che si è raccontato, senza peli sulla lingua, a Giulia Salemi nella prima puntata del podcast Non lo faccio x moda. Grazie forse anche alla complicità tra i due, l'italo-persiana oltre che concorrente del GFVP è stata scelta come opinionista nell'edizione del 2022-2023, l'intervista è stata ricca di rivelazioni e retroscena anche piccanti. Tema principale è stata la vita privata del conduttore e giornalista. Il sessantenne alla domanda su quando avesse scoperto il suo orientamento sessuale ha risposto: Quando tu da ragazzino ti togli tutti i peli di nascosto, quando tu da ragazzino ti metti di nascosto la gonna di tua sorella e giochi con la sua Barbie, viene naturale. Un po' si capisce. Nonostante ciò, Alfonso Signorini ha avuto diverse donne al suo fianco. E ha spiegato perché. Alfonso Signorini ha spiegato, se mi piacevano anche le donne. Mi piacevano per ipocrisia nei confronti di me stesso. Me lo facevo piacere e io ho scoperto in me una capacità di adattamento straordinaria, perché nessuna delle donne con cui io sono stato è ancora oggi convinta che io sia gay. Una di loro era convinta che lui avesse detto di essere gay solo per fare carriera. Sì, per business, esatto. Laura, l'ultima che ho avuto, quella che ho incontrato in spiaggia. Lei dice, tu non sei gay. Perché noi facevamo di quelle nottate? Carico. Di più. Aveva sempre la cistite, ti dico solo questo. Anche perché, essendo perfezionista, mi ero fatto tutta una cultura straordinaria. Il conduttore ha svelato di essere un appassionato di film porno, ovvio, sapevo tutto. Si trattava di pellicole dedicate agli eterosessuali. Alla domanda se si eccitasse, signorini risponde: Da morire. Guarda, lascia stare. Io sono figlio di Il Lingua d'Argento, mitico film di Carmen Villani, una bionda che aveva lo strabismo di Venere, ma era di un eccitante mostruoso, con Franco Gasparri. E mi sono sciroppato tutti i film più schifosi, biechi. Poi sono passato allo Strong con tutte le pornostar americane. Il mondo del porno sano. Quello di oggi non lo è, per me è stata anche fonte di ispirazione. Infine, sul rapporto col suo compagno Paolo Galimberti, l'amore in questi anni per me è diventato amore vero. Siamo passati in tutte le fasi, dalla passione fisica a quella di vivere insieme, alla quiescenza, all'intimità. Quando subentra l'intimità, la passione te la lasci per strada. Però tu capisci che è ben più importante di tutto il resto. E io, nonostante io e lui siamo una cosa sola, siamo fratello e sorella ormai da anni, non riuscirei mai a fare a meno di Paolo nella mia vita. E sulla gelosia? Io sono molto geloso, ma dell'anima non sono geloso del corpo. Comunque io, non so lui, non mi interessa neanche saperlo, ho tradito. Ora non più perché è una gran fatica, è un lavoro anche quello e non ho più l'età. Però, quando ho tradito, dalla cintola in giù, mai di cuore e di testa. Lui! L'ha scoperto, ma noi siamo una cosa sola, ripeto. Il video finisce qui. Ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.